Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, prova oggi come promesso della nuova Honda CB650R E-Clutch con frizione elettronica di Michele. Michele l'avete visto ragazzi sabato sul canale dove comunque vi ho mostrato la moto, abbiamo parlato un po' e adesso ragazzi è giunto il momento finalmente di provarla. Da quando ho parlato male del sistema E-Clutch durante le prove mi faccio sempre spegnere le moto, tipo quando riparto dai semafori, e quindi è una specie di maledizione, no? Adesso cercheremo, provando questa moto, di spezzare quella maledizione. Questa moto, ve l'ho detto l'altra volta, è un po' una rarità al momento in Italia, la versione con E-Clutch, in quanto, se ho capito bene, l'hanno tra virgolette sospesa temporaneamente per la vendita fino a ottobre, comunque fino a fine anno. Quindi questa ragazzi è la versione top della 650R, quella con E-Clutch, con razione la Matte Gun Power Black Metallic. Allora andiamo ragazzi, ci facciamo il nostro bel giretto. Cercherò ovviamente di non usare mai a questo punto la frizione. La leva della frizione c'è, si può usare volendo. Vi ha spiegato Michele come si fa anche a settare i parametri comunque delle clutch, però cercherò ragazzi di non usarla. Ok, quindi niente, dimentichiamoci che la frizione esiste e andiamo. Sarà una cosa un po' strana. Ok, allora andiamo di qua. Wow ragazzi, 4 cilindri, 650 4 cilindri. Effettivamente è strano non avere la frizione in mano. Allora andiamo di qua. Innanzitutto vi ricordo i dati della moto. Come dimensioni è piccolina ragazzi, pensavo fosse più grossa. Come dimensioni secondo me è più piccola anche rispetto alla Hornet 750. In questo video farò dei paragoni magari con l'Hornet, in quanto è la mia moto e nel segmento diciamo Honda delle entry level medie si va a sovrapporre Hornet con questa CB650R. Caratteristiche ragazzi, la moto ha avuto il motore 650 Honda 649 4 cilindri con una potenza di 95 cavalli a 12.000 giri, mentre la coppia 63 newton metri a 9.500 giri. La moto pesa in marcia 207 kg, vuol dire 2 kg in più rispetto alla versione senza sistema di frizione elettronica, che ne pesa 205, vuol dire che va a pesare un 17 kg in più rispetto alla Hornet, che ne pesa 190 kg in marcia. Altezza sella 810 mm, quindi rispetto alla Hornet è più alta perché la Hornet è 7,95 e serbatoio 15,4 litri. La cambiata ragazzi è veramente fluida, perfetta. Sto cambiando senza usare la leva. Ciclistica telaio in acciaio con struttura diamante, sospensioni forcella sterovesciati Show da 41 mm, il piatto frenante Nissin in doppio disco 3/10 all'anteriore con pinza a 4 pistoncini radiale Nissin, posteriore singolo 2,45 mm con pinza singolo pistoncino, gommata 120-180, differenza rispetto alla Hornet, questa ha 180 posteriore, la Hornet ha un 160. Strumentazione TFT 5 pollici, novità assoluta diciamo sulla gamma CB650R, e traction control e frizione elettronica. Apriamo un po' con il gas adesso. Saliamo, quinta, quarta, basta una leggerissima pressione del piede per cambiare marcia. Ok, rallentiamo un attimo, anche perché comunque la moto è nuova.
ero rimasto alla strumentazione TFT 5 pollici, ovviamente con Bluetooth si può connettere smartphone e moto, traction control e frizione elettronica. Prezzo ragazzi 9.190, questa versione con frizione elettronica, 4 colori, c'è la Matte Gunpowder Black Metallic, quella nera che è questa, c'è la Matte Laurel Green Metallic, quella verde, c'è la Pearl Smoky Grey, quella grigio chiara, e c'è la Candy Chromosphere Red, quella rossa. Fondamentalmente sono molto simili come colori, tutte e quattro, però cambia zona serbatoio il colore, cioè rosso, nero, come in questo caso vi dicendo. Quindi 9.190 la versione con e-clutch, mentre la standard senza frizione elettronica 8.790, 8.800 euro. Questo vuol dire che il cambio elettronico, l'e-clutch, costa sulle 400 euro circa. Allora, la frizione elettronica, novità assoluta della Honda, fondamentalmente è una via di mezzo tra sistema cambio elettronico normale che Honda vende a 300 euro, per esempio sulla mia Hornet, normale, tradizionale, quick shifter, e il DCT che monta per esempio la Honda sull'Africa Twin, è una via di mezzo e vi permette, avete visto, di andare in giro senza mai usare la frizione. Adesso facciamo un giro qua in campagna, ma adesso andiamo in città dove proverò un po' insomma il sistema, anche un po' magari nel traffico, per vedere tutto bene il funzionamento. Per quanto concerne la moto, vi posso dire che è molto facile da guidare, cioè facilissima. Il motore 4 cilindri, si sente che è un 4 cilindri, nel senso che ai medi bassi è un po' addormentato, agli alti invece ho notato avere un buon allungo, ma questa è la differenza che vi spiego sempre alla scrivania, o vi ho sempre detto, rispetto alla Hornet, o rispetto anche se vogliamo a un MT-07, meglio una Tuono 660 per potenza coppia più paragonabile alla Tuono dell'Aprilia. Ovvero il bicilindrico, i medi bassi è più pronto, il 4 cilindri sotto un po' più addormentato, no? E ovviamente stavo già cercando di premere bellamente la... Ok, sono in prima, vedete? Cioè, adesso mi viene anche poco naturale, però vedete? Sono fermo, mi sono fermato senza tirare la leva della frizione, sono in prima. Stavo cercando di tirarla perché ovviamente io sono anni che guido con la frizione tenendola, però vedete? Cioè, pazzesco. Pazzesco, cioè, per essere un sistema comunque Honda e tutto, cioè, niente male. Ok. Dicevo quindi, rispetto ai due cilindri di pari potenza, cilindrata più o meno, la senti che la moto sotto è un pochettino più addormentata. Ovviamente dall'altro lato avete il sound del motore 4 cilindri, ecco. Vi posso dire anche un'altra cosa, magari rispetto a un MT-07 che è segmento inferiore, però rispetto anche alla Trident, segmento sempre inferiore, prendo un po' le moto più o meno paragonabili per prezzo, vi dicendo, rispetto alla Tuono 60 dell'Aprilia, rispetto alla Hornet, la CB la senti magari che pesa un pochettino di più ed è un pochettino più lenta magari nei cambi di direzione. Guardate i due Africa Twin intanto, una e l'altra, c'è anche, ah, e l'altra, eccola dietro, due Africa Twin dietro, abbiamo fatto la squadra Honda. Vediamo un po' se la GoPro è ancora viva. Ok, protezione aerodinamica ragazzi zero, non c'è cupolino, penso che si possa mettere ma non essendoci vi arriva tutta l'aria addosso. È molto comoda, vibrazioni pochissime, ci sto su molto bene in sella, sì. La moto è più alta rispetto alla Hornet, però noto che come posizione per esempio delle gambe mi sembra uguale a quella della Hornet, quindi ci sto su un po' come sto sulla Hornet. Diciamo che, ecco, come altezza io sono alto 1,87, secondo me sono lì al limite, un po' come sulla Hornet, ecco, non la consiglierei a chi è alto 1,90 e passa, però ci sto su bene, devo dire, senza nessun problema. Piccolina, poi mi piace, proprio un bel giocattolino.
Ovviamente, beh, io dicevo inizio video, questo sistema all'inizio, quando Honda l'ha presentato, l'ho criticato, no? Ma perché non conoscevo ancora il prezzo. Però vi dico, effettivamente, tra un 300 euro del cambio elettronico normale e un 400 di questo, che è più evoluto, ma fa anche le funzioni di quick shifter, nel senso, per 100 euro in più, secondo me, se l'avessero messo anche sulla Hornet, io l'avrei preso. Magari poi mai utilizzato, però comunque già avercelo. Anche come è cambiata, mi sembra probabilmente un po' più precisa, un po' più fluida, anche più naturale rispetto a quello della Hornet. Quindi mi sembra che le clutch funzioni veramente molto bene. C'è un attimo magari da prenderci confidenza, non tanto quando si va in giro, che si cambia marcia, insomma, con la leva del cambio al pedale, ma quando ci si va a fermare, perché hai sempre comunque la voglia di andare lì a tirare la leva. Come plastiche, come rifiniture, è fatta bene. Questa, ragazzi, è una moto molto facile anche per chi non ha molta esperienza, ma anche per chi ha esperienza può essere una moto interessante, sempre nel confronto con la Hornet, perché ovviamente paragono sempre due moto, diciamo, dello stesso segmento. Forse, non lo so, reputerei la Hornet un po' più adatta a chi vuole già un più smanettare, perché avete più coppia sulla Hornet e avete più maneggevolezza, grazie al fatto che la moto pesa meno e grazie al fatto che avete dietro la gomma posteriore un pochettino più stretta, anche se la gomma posteriore in realtà secondo me fa poco sull'agilità, ma comunque sicuramente un po' fa anche quella. Però come estetica, se parliamo di design nel complesso, secondo me la CB650R è più bella rispetto alla Hornet, anche grazie al posteriore da 180 che la fa sembrare più grossa come dimensione, come categoria, no? Rispetto alla Hornet. Ecco, io che metterei, che gli ho detto anche a Michele, proprietario della moto, cambierei questi specchietti che lui voleva cambiarli e metterei i bar end che ho io sulla Hornet, che guardano in giù. Io però ho quelli non omologati dell'SRT Italia, ci sono quelli da Rizoma, ho visto Barracuda, 100 euro, bellissimi, che guardano in giù e sono anche molto comodi. Ora, situazione di traffico, ragazzi, situazione di traffico, dalla quinta passiamo alla terza, vediamo un po' come si comporta qui in mezzo il sistema. Anzitutto volevo vedere una cosa, voglio fermarmi, fermiamoci qua, facciamo seconda, prima, ok, sono in prima, mi sono fermato, mollo tutto e vedete che non premo niente e la moto rimane lì. Adesso, quando possibile, riprendiamo, ma qua stanno arrivando macchine. Proviamo ad andare lo stesso, dai. Prima, seconda, vedete? Ok, funziona bene, cioè senza mai ricorrere alla frizione. È una facilitazione questa, sì, certo, ovvio, è una comodità TRK intanto. 702 sembrava, però ecco, può essere comodo. Io sono la vecchia maniera, ragazzi, lo sapete, anche io sull'Hornet che ho cambio elettronico comunque utilizzo la leva della frizione, però funziona bene questo sistema clutch, cioè per quanto l'ho provato poco al momento mi sembra funzionare molto bene, molto comodo. C'è un sistema questo che va incontro secondo me anche a chi ha paura della moto per il gioco frizione cambio, no? Cioè devi star lì a partire con la leva, se mollo troppo si spegne la moto, per chi ha quei problemi che sono le paure iniziali di chi vuole andare in moto in genere, ecco, sparisce tutto perché avete semplicemente il cambio al pedale e questa ve la dimenticate. Poi comunque mi ha fatto vedere, ci ha fatto vedere nel video scorso di sabato come si fa per andare dentro nella strumentazione TFT e volendo anche disattivare la funzionalità e clutch. Ah, un'altra cosa, perché ovviamente si può usare la frizione, cioè adesso non la sto usando, ma attenzione, usata. Quarta, cambio marcia, quinta. Quindi la leva della frizione comunque c'è e ha sempre la priorità rispetto alla cambiata, diciamo, della frizione elettronica. Quindi si può usare, se volete utilizzarla anche quando avete attiva la clutch, tranquillamente la si può fare, vedete? Sesta. Oppure si può non usare.
e scali, quinta, quarta, funziona bene ragazzi. Cioè, poi sull'utilità, sul pagare 400 euro in più si può parlare di questa cosa, però che funzioni bene è innegabile, cioè per il momento, per quanto ho provato io. Adesso freno un pochettino, terza, seconda, prima, senza mai utilizzare la leva, cioè in prima, boh, butti sulla marcia col piede, secondo, non è male nel funzionamento. Ah, io ho provato anche il DCT ragazzi della Honda sull'Africa Twin, no? Trovo sicuramente un po' più interessante questo e-clutch del DCT, perché ok, il DCT però costa anche 1200 euro sull'Africa Twin DCT Adventure Sport o sulla ES DCT, no? Quindi comunque il DCT lo pagate tanto, 1200, e avete la funzionalità manuale o automatico, no? Come sulla BMW il manuale, il drive, però costa anche tanto, cioè o proprio vi interessa utilizzarlo e pagate quella cifra molto alta per il DCT, oppure secondo me se ne può fare anche a meno. Invece così, costando 400 euro questo sistema qua, io vi dico onestamente, vi consiglio questa moto a prescindere con le clutch, cioè a prescindere, cioè se vi interessa questa moto prendete la versione con frizione elettronica, è il mio consiglio, costa poco e funziona bene. Magari all'inizio non vi interessa, però fa anche da cambio elettronico ragazzi, fa da quick shifter e funziona bene, ripeto, per 100 in più rispetto al cambio elettronico normale che per esempio monta la Hornet tutta la vita. Io consiglio le clutch, quindi sistema che funziona bene. Ora, visto che ho parlato bene delle clutch, mi auguro che la maledizione che mi segue da diverso tempo sulle moto nuove che vado a provare sparisca, che non mi si spengono più quando faccio le prove. Ma ragazzi, sarà la BMW, verrò qua alla BMW Piacenza a provare la R1300 GS Adventure. Questo pezzo in città ragazzi l'ho fatto apposta perché volevo mostrarvi la moto insomma anche in un contesto urbano. NT 1100, ma oggi è pieno di Honda, tutte Honda. Adesso facciamo che arriviamo alla rotonda e torniamo indietro. In sella ci sto su bene, comoda abbastanza. Non tocco, ecco, mi diceva che va a paura lui magari di toccare dentro al sistema e-clutch. Adesso vedete, terza, scendo. Ah, ti consiglia lui, ti dice lui, scendono le frecce, ti dice lui quando scalare marce. Ero in terza, mi diceva di scendere. Mi diceva che va a paura di toccare qua, ma io non tocco onestamente. E tocco bene con entrambi i piedi, ragazzi, vedete. E però vi ripeto, io sono alto 1,87, nessun problema a toccare per terra. Apriamo col gas, prima, seconda. Dalla prima alla seconda ragazzi un movimento deciso, perché prima l'ho fatto piano a una rotonda e mi è entrata la folle, quindi magari c'è giusto da dare un colpetto, ma leggero, poca roba, più deciso quando si passa dalla prima alla seconda. Non so perché prima ero finito in folle. Non so se ve l'ho detto prima, ma come novità rispetto al modello vecchio della 650R abbiamo sia la strumentazione TFT, sia il faro anteriore che è a goccia adesso a LED, riprende la CB1000R, la Naked Maxi, e il faro posteriore che hanno rivisto. Queste qua sono un po' le novità, ecco, traction control, strumentazione, faro anteriore e faro posteriore, e ovviamente su questa versione le clutch. Quando vi faccio discorsi che vi dico la moto più manovrabile, la moto più pesante, si sente, si avverte,
con tutti i discorsi 160 180, tutti i discorsi che valgono quando si va in moto abbastanza velocemente, no? Magari nelle curve, su un passo di montagna, in città, contesti urbani come questo, oppure qualche curvetta ma leggera, non ve ne accorgete neanche del peso più alto rispetto a una concorrente, o del 180 rispetto al 160. Il discorso che avevo fatto prima era, per uno magari un po' più esperto come posso essere io, l'avverti comunque la differenza, che la Hornet è più, magari un pochettino più spinta nelle prestazioni, sia come motore, sia come peso, sia come manovralità, rispetto a una CB650R. Cioè, per smanettare preferisco la Hornet, ecco, tutto il riassunto del video è questo. Ma come design questa moto è veramente molto molto bella. Avessero messo il faro di questa CB anche sulla Hornet, secondo me la Hornet avrebbe veramente messo d'accordo tutti, sia chi voleva il mezzo tra virgolette performante, no, comunque sempre 92 cavalli, sia anche chi voleva un mezzo magari per farsi vedere come estetica, no. Invece la Hornet è una moto, secondo me, per quel prezzo pazzesca, però molto criticata lato design proprio. Un po' la falla del progetto Hornet. Vibrazioni zero assolute, motore che non vibra per niente, GoPro che sta andando, chi lo sa, purtroppo GoPro ultimamente ragazzi, lato software inizia ad avere qualche problemino, hanno raggiunto la perfezione praticamente nelle caratteristiche tecniche della GoPro come processore, come qualità dell'immagine, vi dicendo. Tendenzialmente ogni tanto capita o che si impunta o che l'immagine sfarfaglia o cose di questo tipo. Vedremo quando uscirà la nuova GoPro Hero 13 come sarà fatta, se varrà il cambio. Io ho la 11, non l'ho cambiata con la 12 perché la 12 è identica. Addirittura si va a perdere il GPS, quindi moto senza GoPro senza senso la 12 secondo me. Allora, anche qua vedete, nessun problema. Adesso mi sta venendo naturale utilizzare le clutch, ma ci ho fatto l'abitudine subito. Questa moto qua ragazzi la vedrei bene con un bello scarico Zard, se lo fanno, o un STC Project, li fa pagare troppo secondo me gli scarichi, oppure uno scarico Mass, un Diavel, secondo me sono scarichi che non costano tanto ma fanno un bordello pazzesco, o Arrow, anche gli Arrow non costano tanto, ma un bello scarico io su questa moto ce la metterei, perché i quattro cilindri poi urla. Adesso vedete, in situazione di abbastanza traffico, dove si va piano, si rallenta, si frena, moto intuitivissima, anche proprio con le clutch, anche grazie alle clutch, senza mai utilizzare la leva della frizione. Voi direte, vabbè, cosa vuoi che sia? Vabbè, ma ci hanno messo anni e anni per arrivarci però. Cioè, non è un sistema, come dirlo, no? Che nasce dal nulla. Lo pensi e lo fai. Chissà da quanto tempo Honda c'era dietro a progettare e sviluppare il sistema e-clutch. Ecco, sul discorso invece del perché la moto non si possa acquistare, ci sono un po' di... cioè, quello che sappiamo, perché ho chiesto in diverse concessionarie Honda, no? Ho chiesto a Pavia, ho chiesto a Piacenza, Tortona, di provare questa versione qua, no? Prima che mi contattasse Michele.
e tutti mi hanno risposto che non era più sul mercato, cioè non si poteva più comprare. Poi uno mi ha detto perché c'era un problema di omologazione delle frecce. Chi mi ha detto non so neanche io perché, però all'atto pratico, ecco, questa moto al momento non si può comprare. Se non sbaglio mi avevano detto anche che c'era un problema nella fabbrica dove le producevano, non lo so, comunque diverse spiegazioni, tant'è questa moto, questa versione compressione elettronica al momento non si può acquistare. Poi oh, se vi interessa chiamate il concessionario Honda più vicino e chiedete informazioni, dite ma si può acquistare, si può prenotare, al momento siamo a luglio, è così, poi magari hanno dei problemi, tempo un mese li risolvono, le moto tornano sul mercato, no? Guarda, rallentiamo, vedete, sono in quinta, guardate, vedete? Mi segnala di scendere, terza, scendi, mi dice. Adesso sono in terza, vado bene. Quindi è lui stesso che ti consiglia, diciamo, tra virgolette, la marcia da mettere. Adesso guardate, mi metto in quarta apposta. Anzi, mi metto in quinta apposta, che non ha senso a 41 all'ora. Però guardate adesso, 38, vedete? Guardate. Quinta, mi dice di scendere. Quarta, mi dice di scendere. Terza, mi dice che va bene. Ah, ecco, stavo andando a premere di nuovo la frizione. Ero già lì pronto per premerla. Abitudine, ragazzi, abitudine. Date un pochettino di gas, TRK 702, che è quello di prima, se non sbaglio, che ha recuperato una ragazza. Ha recuperato una zavorrina. Il potere della TRK. Vedete, adesso ho aperto un po', dato un po' di gas, ero in terza, e a salire di giri ci ha messo un attimino, cioè non è pronta tanto quanto un due cilindri, è ovvio, visto che è un quattro cilindri. Questo per la differenza tra un 2 e un 4. In compenso, essendo un 4, ho più a lungo. Salutiamo Himalayan 4,50, ragazzi, la ventesima moto più venduta in Italia da inizio anno, 849 unità vendute per una moto arrivata recentemente sul mercato. Himalayan sta andando forte, se vi interessa l'Himalayan ricordatevi sempre, va bene il prezzo 5.900, 6.500 la versione top, ma l'Himalayan al 21 per viaggiare molto meglio una Valico 525 DSX. C'entrava niente, ragazzi, con il video, però ho visto l'Himalayan, ve l'ho detto. Ok, cambio elettronico, passiamo in terza. E la senti proprio che il 180 rispetto alla Hornet ti rallenta quando vai a sbatterti destra e sinistra. Opla! Frenare, frena bene. Se io andavo forte e non c'erano i dossi, questo qua lo prendevo in pieno. La furbizia della gente di fermarsi sulla corsia opposta, veramente. Thank you.
Ok, questa è la ciclovia. Ecco, come cambio elettronico veramente è un burro. Secondo me il cambio elettronico è un po' più forse preciso e fluido proprio rispetto a quello della Hornet. Ovviamente qua avete sulla strumentazione la marcia inserita, l'orario, avete carburante e avete anche questo 0,4 che se ne va su e giù. Non so cos'è questo qua, ma penso che sia sempre legato al consumo, credo. Comunque strumentazione bella completa e ben leggibile. Apriamo un po' con il gas qua. Poche vibrazioni anche alla velocità che avete visto. Non appena toccate il freno la moto inizia a frenare. Va bene, dai, tempo un po' di conclusioni. Di dire un po' cosa ne penso. Allora, per quanto riguarda la sospensione, lavorano bene, la sella è comoda, le vibrazioni sono molto poche, la frenata funziona bene, la leva della frizione, anche se volete cambiare marcia con la leva ha un gioco normale, intuitivo, funziona bene, quindi se vi interessa cambiare marcia con la frizione normale, nessun problema. Per quanto riguarda invece il sistema e-clutch, frizione elettronica, onestamente lo trovo, ha sempre funzionato bene in tutti i contesti. Come cambio elettronico, quando si va più veloci magari funziona benissimo, meglio anche secondo me rispetto al cambio elettronico normale della Hornet o di altre moto. Comunque con il cambio elettronico funziona bene, precisissima, si sfiora il pedale del cambio e cambia marcia, quindi non devi neanche fare sforzo, quindi secondo me funziona veramente benissimo. Il motore mi è piaciuto per essere un 4 cilindri, cioè funziona tutto molto bene, come dimensioni anche sono giuste, secondo me sono al limite perché è alto 1,87, 1,90 secondo me è il limite massimo. Sul confronto con la Hornet vi dico, io preferisco la Hornet per motore, molto più pronto ai bassi, ha molta più coppia, molto anche secondo me più spinta ai medi ed è molto più agile, ecco. Questa ha dalla sua il fatto che non è, secondo me, super agilissima, ma questo è un discorso che uno potrebbe dire, chi se ne frega se non sei uno smanettone, quindi capite, per chi non vuole smanettare è una moto facile, il peso anzi aiuta chi magari non è molto esperto, no? Secondo me Honda ha fatto un buon lavoro, ecco, a migliorare comunque una moto che già prendeva molto bene. Cambio elettronico veramente funziona benissimo. Qua c'è Michele, il suo proprietario, e magari la spegniamo e vi faccio vedere, giusto così velocemente per chiudere con il video, con la GoPro la differenza proprio di
di design, ecco, no? Hornet CB650R, come design la CB è molto più bella, ragazzi, perché assomiglia alla sorella maggiore 1000, mentre la Hornet è un pochettino magari più piatta, più strana come estetica. Comunque bella moto, ragazzi, mi è piaciuta, prezzo 9190, mi ripeto, ma prendetevi questa versione qua con la frizione elettronica se vi interessa questa moto, perché vale 400 euro, secondo me vale assolutamente la pena. Ringraziamo il proprietario Michele, che se la godrà lui adesso per un bel po' di chilometri, e ci vediamo, ragazzi, in un prossimo video. Ciao a tutti!